avere impatti sociali. Eventuali gestioni significa qualche decina, significa che io. Ma i numeri. Allora, c'è un cappello, c'è un preambolo. Che in forma volontaria la base di quelli e di qualcuno resto. È d'accordo, se lo vogliamo lo prendete, lo fotocopiate e lo rifornete a tutti. In forma volontaria, se dice io vabbè ragazzi, non ce l'ho fatta, sai che c'è 20, 30, 40 persone, non ce l'ho fatta, che faccio? Licenzio? No, avvia i pensionamenti. Senti se Luca Turcheria vuol comprare la pizzeria sotto casa e un genitore di sono due filosofie diverse, perché uno 340 numeri sono un impatto sociale enorme. Non è che non riassorbono i canelli superi, c'è una cosa che è finalizzata a riassorbirli, la doppia, che è proprio una cosa assurda. Quindi su questo, che è il punto principale, sulla questione dei superi, la questione dei superi non c'era. Perché quando uno dice che il piano è finalizzato a riassorbire gli esuberi, vuol dire che il piano è finalizzato a riassorbire gli esuberi. Poi è solo una questione di visione un pochino più lungimirante, no? Dire sì, va bene, ma se qualcosa succede noi li lasciamo a piedi. Ma capite che quello che stiamo affrontando oggi è completamente l'altra storia. L'ho detto prima, 180 esuberi temporali vuol dire che sono in esuberi, non hanno il lavoro per 3 mesi, ok? Quindi come fa a licenziare la persona perché non c'è lavoro per 3 mesi? Quell'accordo stabiliva che io aumento l'export, investo sul marchio, investo sull'export e recupero quel periodo di non lavoro, perché produco baci per la Cina, li produco a marzo, perché li devo spedire in Cina e quindi io riempio di lavoro quel periodo. Se l'obiettivo è questo, si può raggiungere semplicemente aumentando l'export. Però adesso noi facciamo il lavoro, non mica siamo. È chiaro che non è perché uno decide di andare in Cina a vendere i baci in Cina. Nel caso in cui il piano andava male, ci avevamo organizzato anche il piano sociale. Ma se proprio andava male, il piano non è finito, siamo ancora un anno dalla gestione del piano. B, il piano sta andando bene, perché se ci dicono più 44% di export, ma ci spiegate perché bisogna licenziare oggi per il futuro? Se ci dicono più 15% sul mercato italiano, per la prima volta nella storia degli ultimi 10 anni, in controtendenza,